Buonasera, benvenuti a tutti. Ancora una volta ci incontriamo per parlare di medicina ayurvedica. Ringrazio come sempre Focus 3.0, il mistero della vita, e in particolar modo i due principali curatori di questo programma, che sono Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre, che da alcuni mesi mi danno l'opportunità di potervi presentare i vari aspetti della medicina ayurvedica. Questa sera, in maniera particolare, vi parlerò di come rinforzare il sistema immunitario per l'inverno che prima o poi dovrebbe arrivare, anche se abbiamo tutti visto quanto si sta prolungando un caldo e una siccità anomali, però, come ci dicono gli esperti, stiamo assistendo a un cambiamento epocale climatico che bene o male dovrà caratterizzare i nostri prossimi anni. E a maggior ragione questi cambiamenti un pochino anomali mettono un po' a prova il nostro organismo che, ovviamente, come abbiamo sempre detto anche negli altri incontri, fa parte della natura e quindi nella natura e con la natura deve adattarsi, inserirsi, integrarsi, e è proprio uno degli aspetti di questo antico sistema di medicina naturale, quello di essere in armonia con la natura, perché tutto quello che la natura ci può dare è ovviamente di sostegno per il nostro organismo, perché come dice l'Ayurveda, com'è il microcosmo, cioè la nostra fisiologia, così è il macrocosmo, quindi l'intero universo, com'è la mente umana, così è la mente cosmica. E sempre di più, anche dal punto di vista della scienza moderna, si colgono questi aspetti di interrelazione, di profonda relazione. Ancora una volta il premio Nobel per la fisica quest'anno è andato a dei ricercatori che proprio stanno muovendosi in questi campi di quello che viene chiamato in fisica il concetto di entanglement, no? Quindi di interazione, rapporto intimo e profondo di ogni parte con ogni altra parte dell'universo. Quindi non solo parliamo di piccole distanze, come possono essere le distanze tra una parte e l'altra del nostro pianeta Terra, ma di addirittura interazioni tra il pianeta Terra e l'intero universo. E questo concetto nella medicina ayurvedica si rimanda alla legge fondamentale su cui si basano i principi terapeutici, e che questo principio di base in sanscrito dice Samanya Vishesha Siddhanta. Samanya Vishesha Siddhanta, Siddhanta vuol dire il principio, Samanya e Vishesha vuol dire i simili e i contrari. Tutto ciò che è simile aumenta il simile nel nostro organismo. Tutto ciò che è contrario riduce quella qualità contraria nel nostro organismo. Per fare un esempio molto semplice e banale, se fa più caldo mi metterò un capo d'abbigliamento più leggero, se mano a mano adesso nei prossimi giorni la temperatura scenderà come è logico che faccia, mi metterò un capo più pesante per coprirmi. E tutto questo poi si rispecchia in quella dinamica dei dosha, no? Ve li ho spiegati nelle trasmissioni precedenti, ma li rivediamo perché, come al solito, l'Ayurveda non ci dà una risposta sintomatica soltanto. Stasera, appunto, vi parlo di come rinforzare il sistema immunitario, e quindi non ci dà e non ci elenca una serie di preparati che comunque nell'ambito della trasmissione poi vi elencherò per darvi la possibilità di accedere a questo grande patrimonio di conoscenze di piante medicinali e di preparati. Ma come sempre l'Ayurveda ci dà dei principi generali
che ci mettano in grado di essere appunto in armonia con l'ambiente, in armonia con l'universo, in armonia con le leggi di natura. E il principio fondamentale è che per avere questo buon rapporto con l'ambiente, quindi reagire bene alle sollecitazioni dell'ambiente, devono essere in equilibrio questi tre famosi principi fondamentali o dosha. Che governano l'insieme della nostra fisiologia. Una frase molto bella che troviamo nei vari trattati di medicina ayurvedica. Vi ricordo che l'Ayurveda ha più di 5.000 anni di storia, perlomeno i testi classici scritti arrivati fino a noi risalgono a circa 5.000 anni fa, però la conoscenza orale della medicina ayurvedica è ancora più antica, ancora antecedente, proprio perché, come ci dicono i testi classici, quello che esiste nell'universo è da sempre codificato nell'antica scienza vedica. La scienza vedica è la scienza che contiene tra gli altri aspetti di informazioni per interagire meglio con noi stessi e con l'ambiente, fornita appunto da questa antica conoscenza dell'umanità, in questa scienza è contenuta anche la medicina ayurvedica. Vi ricordo che Ayurveda significa scienza della vita, Ayus, vita, durata della vita, portata della vita, e Veda, scienza, conoscenza, coscienza. Perché? Perché coscienza? Perché in realtà tutto è strutturato nella coscienza, così come i fisici da più di 100 anni ci dicono che tutto è strutturato in un livello immateriale, profondo, invisibile all'occhio umano, non percepibile a livello del funzionamento normale dei nostri organi di senso, che i fisici chiamano il campo unificato. E quindi vi dicevo, in questi antichi trattati c'è una frase, tra le altre molto bella, che dice che con l'Ayurveda, con la medicina ayurvedica, con la scienza vedica in generale, dobbiamo creare terreno fertile per la salute e deserto per la malattia. Quindi questo è il principio a cui ci rimandiamo per fare qualsiasi cosa nella nostra vita, appunto perché Ayurveda non è, come intendiamo normalmente, la medicina che utilizziamo quando non stiamo bene, no? Ayurveda è la scienza della vita, quindi ci dà delle indicazioni scientifiche perché sono verificabili, ripetibili e attendibili, e quindi questo è il criterio, no, fondato da Galileo nel 1600 per definire qualche cosa di scientifico. Quindi una scienza come la scienza vedica ha tutte queste caratteristiche da migliaia di anni e in particolar modo nelle nostre serate abbiamo trattato di medicina ayurvedica e in particolar modo l'Ayurveda ci dice tutto è governato da questi tre principi energetici più sottili o dosha, no? Vi ricordate? Vata, Pitta e Kapha, tutto è governato da questi elementi, sia il microcosmo che il macrocosmo. Il vento e lo spazio muovono le nuvole nel cielo, lo spazio e il cielo e il vento muove le nuvole, il calore del sole dà la possibilità agli alberi di crescere, ai frutti di maturare, quindi tutti i cambiamenti metabolici digestivi che il fuoco porta nel nostro organismo a compimento, la terra e l'acqua irrorano, idratano e sostengono, no? Creando questa sorta di connubio tra di loro, danno consistenza a ciò che ci circonda e a ciò che è dentro di noi. Detto appunto molto sinteticamente, come vi ho detto adesso, i cinque elementi fondamentali, spazio, aria, fuoco, acqua e terra, intervengono in tutti i processi della natura e in tutti i processi nel nostro organismo. Questi cinque elementi li troviamo combinati nei tre dosha, faccio questo
questo gesto con le tre dita, indice, medio e anulare, perché già in altre trasmissioni vi ho spiegato che questi tre, le qualità di questi tre, li possiamo rilevare nell'arteria radiale del polso sinistro per le donne e del polso destro per gli uomini. E questa possibilità fa sì che noi, individuando molto in anticipo quelle probabilità che lo squilibrio di questi tre fattori ci daranno di formazione di processi anomali nel nostro organismo, possiamo intervenire in maniera preventiva sul nostro organismo per evitare che questo disequilibrio culmini nella malattia. Già in altre nostre serate vi avevo spiegato che per l'Ayurveda la malattia si forma in sei stadi successivi. I primi quattro stadi sono completamente asintomatici dal punto di vista dell'indagine moderna, quindi non li troveremo come alterazioni degli esami del sangue, degli esami delle urine, della TAC, della risonanza magnetica, dell'ecografia, della radiografia, ma li troveremo già nel polso e potremo dal polso già dire quale processo che già la persona avverte è in disequilibrio e come fare per tornare all'equilibrio, perché la cosa importante sono due, anzi sono due le cose importanti che dal polso si possono, come dire, spiegare alle persone. Perché ho determinati disturbi, non ancora sintomi patologici, ma disturbi fastidiosi, e come posso far retrocedere fino a scomparire questi sintomi fastidiosi. Perché rimanendo lì per X tempo, ognuno ha il proprio tempo, può essere mezz'ora, come possono essere 10 anni, come possono essere 5 minuti. A seconda di com'è anche appunto il terreno, no, della persona, potranno manifestarsi nel quinto, nel sesto stadio dello squilibrio, che appunto chiamiamo malattia e complicazioni della malattia. Quindi la cosa importante, sempre su cui vi po voglio portare a riflettere, è proprio questa, perché anche stasera, trattando l'argomento rinforzare il sistema immunitario per l'inverno che arriva, dobbiamo fare assolutamente i conti con questo ragionamento, perché se non diamo la possibilità al nostro organismo di fare dei passi indietro verso l'equilibrio, verso la salute, sì, i preparati ci potranno aiutare, anzi ci aiutano anche a fare questi passi indietro, però è come cercare di tingere un panno di stoffa bianco ma macchiato e farlo diventare di un bel colore giallo. Ovviamente diventerà giallo, ma rimarranno delle ombre, delle macchie anche nel panno che abbiamo intriso nel colore. Quindi questo è quello che succede quando non portiamo, diciamo, in evidenza dei processi di miglioramento prima di assumere questi preparati che nella medicina ayurvedica si chiamano Rasayana. Ne abbiamo già parlato in un'altra trasmissione, ma questa sera ve ne riparlerò proprio perché sono i principali preparati per ravvivare il sistema immunitario. Ma la medicina ayurvedica ci dice che non solo ci sono i preparati a base di piante medicinali chiamati Rasayana, ma ci sono addirittura gli Achara Rasayana. Cosa vuol dire Achara Rasayana? I Rasayana comportamentali, quindi comportarsi bene, fare del bene, aiutare le persone in difficoltà, rispettare gli anziani, rispettare i maestri, dire la verità, atteggiarsi in una maniera positiva, seguire le leggi di natura, non violare le leggi di natura. Tutto questo cresce, fa crescere la nostra immunità, fa crescere il nostro benessere, fa crescere la nostra salute. D'altronde questo si è visto anche dal punto di vista delle ricerche scientifiche. Per esempio, si sono valutati quelli che vengono chiamati i centenari
e gli ultracentenari addirittura, no? Centenari, quindi persone che arrivano bene, stiamo parlando di persone che stanno bene fisicamente, mentalmente, che hanno ancora un'attività indipendente, che sono autosufficienti, che arrivano a 100 anni e quelli che addirittura superano i 100 anni, no? 110, 115 anni, ci sono persone nel mondo, anche in Italia, che arrivano a questi traguardi notevoli. E come ci arrivano? Ci arrivano attraverso una vita in equilibrio. La maggior parte di queste persone, se non tutte, vivono in ambiente naturale. Una delle migliori cose per migliorare la nostra salute è vivere in mezzo al verde, no? Noi in Italia siamo fortunati, abbiamo parecchie zone di verde meraviglioso. Speriamo di non inquinarlo al punto o esacerbare questi processi di cambiamento climatico al punto da veder perso questo nostro patrimonio. Vi ricordo che gli individui che maggiormente occupano il nostro pianeta non siamo noi esseri umani, ma sono gli alberi, quindi per fortuna sono degli organismi che ci danno una possibilità di vita migliore a tutti i livelli, dal punto di vista dell'ossigenazione, dal punto di vista dello smaltimento, dell'inquinamento, dal punto di vista anche del benessere proprio che si prova a stare in mezzo al verde, in mezzo alla natura. Quindi questi centenari, ultracentenari, hanno questo avuto nella loro vita questa opportunità, questa fortuna, no? Di vivere in mezzo alla natura. Hanno fatto esercizio fisico senza stancarsi, nel senso che hanno lavorato, magari molto spesso sono persone che si occupano di agricoltura, hanno cavalcato, si sono mossi a piedi, quindi hanno fatto non sforzi eccessivi, no? Perché purtroppo spesso vediamo persone che iperstimolano dal punto di vista fisico il loro organismo con corse estenuanti, con camminate estenuanti, con esercizio fisico in ambiente chiuso estenuante. L'esercizio fisico è molto importante anche dal punto di vista della medicina ayurvedica, ma non deve mai superare quello che è il limite della nostra resistenza, che è diversa per ognuno di noi, e che può aumentare come resistenza se noi ovviamente piano piano aumentiamo un po' lo sforzo fisico gradualmente. Però non bisogna mai arrivare a una dispnea respiratoria per troppo esercizio fisico accumulato in troppo breve tempo. Quindi queste persone vivono in ambiente naturale, si muovono con discrezione, ma solidamente nell'ambiente, quindi fare esercizio fisico. Non è neanche da ovviamente sottolineare che mangiano bene, mangiano in maniera naturale, molto spesso vivono di quello che loro stessi coltivano, fanno un pranzo come pasto più importante per sostenere l'attività della giornata e fanno una cena leggera perché la maggior parte di queste persone centenarie e ultracentenarie vanno a dormire presto, come ci dice la medicina ayurvedica. Vi ricordate, i ritmi dei dosha lungo le 24 ore fanno sì che noi naturalmente cominciamo a sentire più sonnolenza tra le 21:30 e le 22, e a quel punto dovremmo andare a dormire entro le 22. Perché, come ha scoperto anche la scienza moderna, tra le 22 e le 2 del mattino il cervello è come se si rimpicciolisse un po' e permettesse al liquido cerebro-rachidiano di pulirci da queste tossine molto aggressive che si chiamano proteina tau e beta amiloidi, quelle perlomeno scoperte fino ad ora, che hanno questa attività molto aggressiva sulle cellule del sistema nervoso. In quelle 4 ore, questa pulizia spontanea del nostro cervello, che non ha un sistema linfatico, fa sì che queste scorie vengano eliminate. E molte delle piante che poi vi citerò, che fanno parte di questi preparati, Rasayana e Media Rasayana, Rasayana
quindi antiossidante generale per la fisiologia, rinforzo del sistema immunitario, media rasayana, piante antiossidanti in maniera specifica per il sistema nervoso e di rinforzo per i processi di purificazione del sistema nervoso. Quindi queste regole di vita, coricarsi presto, alzarsi presto al mattino, fare un'attività fisica moderata, lavorare certo, ma senza estenuarsi, i centenari e l'ultracentenari assolutamente l'hanno nel loro bagaglio di vita. Ma in più si è visto che queste persone, cosa molto interessante soprattutto per le ultime scoperte fatte anche nel campo dei neurotrasmettitori della DNA e dei processi mentali più profondi e più quieti, queste persone hanno una loro fede, una loro spiritualità, diciamo, no? Che può essere di qualsiasi religione. Non stiamo parlando in particolare di nessuna religione, stiamo parlando di spiritualità, di attaccamento a dei valori interiori profondi. E questo è assolutamente per tutte queste persone che sono state studiate. Un'altra cosa importante che si è visto in queste persone e che va, diciamo, a confermare le ricerche sul microbiota intestinale, no? Quindi questo pacchetto di virus, batteri e anche miceti che abbiamo a livello dell'intestino, che sempre di più viene studiato dalla scienza moderna, e che ci garantisce una buona vita, tanto più è differenziato, tanto più prevalgono i batteri buoni rispetto a quelli cattivi. E queste persone hanno un buonissimo microbiota intestinale. Infatti, nei primi del Novecento, che cosa è successo? Che si è scoperto il valore dello yogurt, no? Fino allora non si era capita l'importanza di questo alimento. Però si era visto, studiando le popolazioni bulgare, che i bulgari avevano una vita più lunga e no, si sa che le prime scoperte dal punto di vista dell'utilizzo dello yogurt sono state fatte proprio da questo ricercatore di origine russa sulle popolazioni bulgare che utilizzavano quello che loro chiamavano yogurt, che è il nostro yogurt. Questa abitudine, che adesso dilaga, è utilizzata anche nella nostra cultura, però diciamo la medicina ayurvedica ce l'ha, come dire, raffina un pochino di più, perché ci dice che lo yogurt, così, no, come lo otteniamo attraverso in pratica la fermentazione e coagulazione del latte da parte di questi ceppi batterici, lo yogurt così è piuttosto acido, pesante, appiccicoso e quindi, secondo l'Ayurveda, viene detto che è abhishanti, cioè blocca i canali. Quindi o lo consumiamo con un cucchiaino di miele, e poi apriamo una parentesi importante di nuovo sul miele, oppure, meglio ancora, lo diluiamo con dell'acqua, facciamo quello che nella medicina ayurvedica, nella cucina ayurvedica si chiama il lassi. Il lassi è questa miscela di una parte, diciamo un bel cucchiaino abbondante, un mezzo vasetto di yogurt naturale, diluito con 4 volte di acqua. E poi lo insaporiamo con un pizzichino di zucchero di canna o zucchero di cocco o un pizzichino di sale. E mettiamo qualche spezia, la cannella, il coriandolo, il cumino, il cardamomo. Possiamo mettere anche un pochino di curcuma, anche se la curcuma sarebbe meglio prima scaldarla per attivarla un po'. Poi la curcuma, come ben sapete, è un pochino amara, quindi non sempre ci piace messa in questo modo. Mescolando questa miscela, quindi yogurt, acqua, spezie, un pochino di sale, un pochino di zucchero, otteniamo appunto quello che si chiama il lassi, una bevanda che possiamo assumere a fine pranzo, a colazione, non dopo le 5 del pomeriggio. Tutto questo andrà a rafforzare
i nostri batteri intestinali. In pratica prendiamo un probiotico. I prebiotici, in realtà, tutti preparati ayurvedici, dal momento in cui in realtà vengono queste piante direttamente assorbite a livello intestinale e quindi non troveremo la stessa quantità nel sangue, no? Perché la maggior parte viene assorbita dall'intestino e a livello intestinale fa da prebiotico, se non anche probabilmente anche da probiotico. Prebiotico sono quelle sostanze come le fibre, come l'inulina, come tanti altri composti dei nostri cibi che favoriscono un buon meccanismo di eliminazione delle scorie, dell'infiammazione e di miglior assorbimento delle sostanze che ingeriamo. Tutto questo discorso che vi sto facendo è mirato all'argomento di questa sera, no? Perché stiamo un po' rivedendo i principi di fondo, le basi classiche della Ayurveda. Quindi i centenari e ultracentenari sono arrivati a quell'età lucidi, che ancora si muovono, che ancora vanno a zappare l'orto, che ancora sono autosufficienti perché hanno avuto una vita sana, una vita in mezzo alla natura, una vita con sani principi morali, no? E quindi la moralità, no? Dicevamo achara rasayana, i rasayana comportamentali, dire la verità, comportarsi bene, rispettare gli anziani, rispettare i maestri, dare un aiuto alle persone che hanno bisogno, vivere in armonia con la natura, rispettare gli animali. Tutto questo dà al nostro organismo una forza di reazione che ovviamente sarà la base per il nostro sistema immunitario. Quindi, come vi dicevo all'inizio della mia chiacchierata, non parliamo di pillole magiche, no? Adesso ci siamo un po' troppo abituati a assumere quasi decine di integratori, no? Pensando di farci un buon servizio. Benissimo, gli integratori, alcuni in certe stagioni sono indispensabili, come per esempio la vitamina D, ma l'uso indiscriminato e cumulativo di questi preparati ha messo in evidenza il fatto che il microbiota viene disturbato. Quindi troppi integratori non ci fanno bene e quindi dobbiamo partire da quel concetto che vi ho detto prima, creare terreno fertile per la salute e deserto per la malattia. E questo lo facciamo rispettando i principi della Ayurveda che ci dicono mantenere in equilibrio i tre dosha, vata, pitta e kapha, mantenere un buon rapporto con la nostra interiorità, ancora prima che mantenere l'equilibrio dei tre dosha, perché poi se siamo ben collegati con noi stessi, diventa poi automatico che noi riusciamo a mantenere spontaneamente in equilibrio i tre dosha. Quindi un buon rapporto con la nostra interiorità, il nostro sé, Atma si dice come nome sanscrito nella scienza vedica, nella Ayurveda. Sul tempio a Delfi, qualcuno di voi si ricorda da studi classici, c'è scritto Gnosis Auton in greco, conosci te stesso, no? Quindi percorri la tua interiorità, quello che i neuroscienziati chiamano Default Mode Network. Di default il cervello va verso l'interno per poi essere più attivo nel stimolare le cortecce, la corteccia cerebrale e interagire poi con l'ambiente a livello mentale, a livello di azione, a livello di pensiero e così via. Ma prima deve essere forte questo rapporto con noi stessi. La meditazione trascendentale, ve ne ho già parlato, la pratica dello yoga. Tutto quello che ci aiuta ad andare all'interno, innaffiare l'orto, prenderci una pausa, però ovviamente tutte queste metodiche hanno la loro validità, ma visto quanto stress sta aumentando nella nostra vita, nel nostro ambiente, per tanti motivi che è inutile analizzare, li conosciamo benissimo tutti, ahimè. Ecco che più il metodo è preciso e profondo, più l'impatto sulla nostra salute, sulla nostra salute mentale, sulle nostre emozioni, sul modo di decidere la nostra vita, sul modo di affrontare le situazioni
quotidiane, un modo di risolvere le difficoltà, sarà efficiente, ecco perché già in altre occasioni vi ho nominato la meditazione trascendentale, 700 ricerche scientifiche che convalidano l'efficacia e la profondità di effetto di questa antichissima tecnica che anche lei viene dal mondo della scienza vedica, dal mondo dello yoga, la parte non solo yoga, asana, no? Le posture che assumiamo per far scattare questo processo di acquietamento della mente, che però poi culmina nell'esperienza della meditazione trascendentale. Quindi quando siamo ben collegati, no? Yoga vuol dire collegamento, unione con cosa? Con l'interno, quindi non solo mente-corpo, ma anche i neuroscienziati hanno scoperto quello che ormai possiamo sdoganare come termine neurofisiologico, la coscienza, l'anima, il sé, no? Quindi è uno stato neurofisiologico. Quando c'è questo collegamento mente-corpo-anima, sbocciano meglio i cinque elementi fondamentali. Pancia, cinque in sanscrito, maha, grande, bhuta, elementi, spazio, aria, fuoco, acqua e terra, akasha, vayu, tejas, apa e prithvi. No? Vi ricordo sempre che il sanscrito è il più antico linguaggio che si conosce, è il linguaggio proprio primordiale, no? Quello che gli esseri umani, riverberando con la natura, hanno espresso, tanto è vero che questi termini sanscriti hanno lo stesso riverberare delle frequenze che descrivono quel termine, quel nome, quel sostantivo, quell'aggettivo e così via. Quindi una lingua che noi definiremmo onomatopeica, la mamma di tutte le lingue indoeuropee. Quindi in sanscrito abbiamo ritrovato Atma, il sé, abbiamo ritrovato il Panchamahabhuta e abbiamo poi trovato i tre dosha, Vata, Pitta e Kapha. Vi ricordo che quando si squilibrano, ecco perché si chiamano dosha, incominciano a interagire in maniera negativa con i nostri organi, i nostri sistemi, a produrre quindi quelle che poi nel sviluppo dei sei stadi della malattia diventeranno malattia e complicazione della malattia. Dosha vuol dire impurità. Dush è la radice sanscrita di questo termine. Dush è anche la radice di parole come distrofia, diseguaglianza, disabilità, disarmonia, no? Quindi qualcosa che indica un'alterazione di uno stato. Quindi quando i dosha escono dal loro equilibrio, ecco che si indebolisce il sistema nervoso. Vata, vi ricordate, spazio e aria, controlla il sistema nervoso centrale periferico, alla sede principale nel colon. Ma subito dopo si squilibra l'apparato digerente, Agni. Ecco che la correlazione tra sistema nervoso, sistema digerente, sistema immunitario, per l'Ayurveda è estremamente semplice da spiegare. Anche nella medicina moderna parliamo di asse neuro-immuno-endocrino, ma l'Ayurveda ce lo dice da più di 5.000 anni. Quindi, quando sono troppo sotto stress, comincio ad avere, per esempio, l'addome gonfio perché vata, spazio, aria, sede principale, il colon. E l'addome si gonfia. Avrò mal di schiena, avrò una spinta verso la parte dello stomaco, verso il plesso solare, no? E sentirò dispnea, difficoltà a respirare, perché vata, che è un'energia leggera, diventando troppo leggera, sale verso l'alto. E questo complicherà l'aspetto respiratorio. Ecco che tutte le degenerazioni collegate poi alle forme virali, influenzali e così via, spesso colpiscono l'apparato respiratorio, proprio perché il digerente, troppo sollecitato in maniera negativa dal sistema nervoso, incomincia a portare indebolimento all'apparato respiratorio, a livello toracico, ma anche a livello dei segni nasali respiratori alti. Quindi
quindi sinusiti, ipertrofia dei turbinati, difficoltà respiratoria, allergie, occhi asciutti, quindi mancanza di lacrimazione. Tutti questi fenomeni sono una concatenazione di fatti legati allo squilibrio dei tre dosha. Ecco che i preparati ayurvedici non sono piante usate in maniera sintomatica, come stiamo tentando di fare, scoprendo che il brahmi, la baklava monieri, va bene per la memoria, così la centella asiatica, manduka parmi, va bene per la memoria, la ashwagandha, la vitamina sonnifera, è un tonico anche dal punto di vista sessuale, però tutto questo non è Ayurveda. Tutti questi monocomposti che troviamo in commercio di brahmi, di curcuma, di ashwagandha hanno un effetto limitato, a volte quasi negativo, perché l'ashwagandha, per esempio, no, la vitamina sonnifera, come pianta adattogena ottima, da sola riesce a bilanciare solo vata e kapha, quindi lascerà che si squilibri pitta, mentre lo shatavari, l'asparagus racemosus, è una pianta che equilibra vata e pitta. Ecco perché quasi tutte le preparazioni media rasayana, quindi che aiutano il sistema nervoso e di conseguenza aiutano anche il sistema immunitario, contengono sia shatavari che ashwagandha. Potete trovare preparati in farmacia, erboristeria, parafarmacia, per esempio come il VataMap, AsvaMap, RelaxMap, SereniMap, sono tutti preparati adattogeni che quindi hanno un loro perché anche nella preparazione per l'inverno, prima di tutto perché l'inverno è una stagione in cui aumenterà vata. E Vata è il re dei dosha, e Vata, abbiamo detto, ha la sede principale nel colon e quindi nel suo squilibrio, essendo sempre più leggero perché aumenta lo spazio e aria quando si squilibra Vata, si muoverà verso l'alto disturbando sia l'apparato digerente che l'apparato respiratorio. Quindi questi preparati, media rasayana che vi ho citato, assolutamente sono una preparazione e una apertura, no, di poi miglioramento del nostro sistema immunitario, oltre che del nostro sistema digerente. Però, come sottolineavo prima, anche quando poi parlavamo del discorso dei centenari e ultracentenari, l'alimentazione corretta nel momento corretto della giornata fa la sua parte. A volte mangiamo bene, stiamo rispettando le abitudini del fare il pasto principale a mezzogiorno, una colazione leggera e una cena ultraleggera, ma non digeriamo, perché da troppo tempo, pur essendoci adesso messi in regola con le regole alimentari, non abbiamo ancora potuto rafforzare quell'indebolimento di Agni. Ricordate, Agni è il fuoco digestivo, sono i processi enzimatici che caratterizzano tutto il nostro organismo. Io spesso, sentendo il polso delle persone, dico: lei ha un basso potere digestivo, un potere digestivo irregolare. E le persone mi rispondono: no, no, ma io digerisco tutto, digerisco anche i sassi. Dico: ok, ma magari la sensazione a livello dello stomaco, ma come ha la glicemia, come ha il cortisolo, come ha a livello del ferro, come ha la vitamina D? E lì allora mi danno ragione, dico: ah sì, è vero, ho i trigliceridi alti, ho il colesterolo alto, la glicemia è un po' borderline, la vitamina D è bassissima. Quindi capite, quando si parla di Agni, si parla di processi digestivi che avvengono ai vari livelli del nostro organismo, che partono dal cibo, lo cominciano a elaborare in un primo, come dire, insieme di elementi su cui poi questi processi enzimatici devono incominciare a lavorare, ricavando spazio, aria, fuoco, acqua e terra,
e poi da lì i processi più raffinati che avvengono anche nel giro di una settimana. Alcuni cibi 24 ore, ma pochissimi cibi, anzi un cibo solo, il tanto vituperato latte, in 24 ore si trasforma in tutti i nostri tessuti e quelli vengono chiamati gli afrodisiaci, le piante come quelle che vi ho citato prima, la vitamina sonnifera, l'asparagus, l'acemosus, diventano nel giro di 24 ore, si amalgamano con i nostri vari tessuti. Altri cibi hanno bisogno di processi che prendono anche minimo una settimana, 10 giorni. Quindi se noi abbiamo dei processi ulteriormente rallentati, questa lentezza di trasformazione sarà ancora maggiore. Quindi Agni, vi ricordate, l'ho detto nell'incontro precedente, da Agni dipende la qualità e la durata della vita. Quindi i nostri centenari e ultracentenari di sicuro hanno un buon Agni, un buon fuoco digestivo. E lo vedete fisicamente nelle persone. O quando una persona vuole fare un consulto ayurvedico, va sotto tre passaggi. Darshan si dice anche la benedizione che dà il maestro, no? Quando ti guarda è già una benedizione enorme che ti dà. Quindi Darshan, la persona entra e tu la guardi, guardi com'è la pelle, com'è la consistenza dei capelli, come ha le unghie, se sono frastagliate, puoi chiedere di vedere la lingua. Quindi tutti questi aspetti esterni, come cammina, se zoppica, se fa fatica ad alzarsi, e questo è Darshan. Poi c'è Sparshan, in Ayurveda Sparshan, che vuol dire toccare, è l'analisi con l'indice medio anulare sull'arteria radiale del polso sinistro per le donne, del polso destro per gli uomini, dei tre dosha, e qui si apre un mondo di informazioni. Il polso è coperto, il polso è libero, il polso fa fatica a recuperare, il polso invece recupera velocemente. Ci sono questi aspetti, questi sottodosha, no? Che sono più o meno in equilibrio, quello che ci indica che magari l'emissione della voce non è corretta, che l'apparato respiratorio non va bene, che l'intestino non va bene. E poi c'è prajna, terzo stadio, terzo livello. Prajna sono le domande. Il consulente, il medico, il farmacista, la naturopata, il fisioterapista hanno raccolto questi primi due livelli di informazioni e incominciano a fare domande per confermare quello che hanno rilevato e così concludono un quadro dove capiranno quali preparati è meglio consigliare. Quindi qualcosa anche nella direzione di quello che è l'argomento di stasera, come rinforzare il sistema immunitario, daremo qualcosa per pulire, perché sicuramente la maggior parte delle persone hanno quello che si chiama ama. Ama sono le tossine pesanti, appiccicose, fredde, quelle che chiamiamo in medicina moderna radicali liberi, sostanze particolarmente aggressive. L'invecchiamento, anche per la medicina moderna, e l'infiammazione sono le due cause principali di tutte le malattie. Quindi l'infiammazione, l'invecchiamento e l'accumulo di tossine, tre cause principali di malattia. Quindi le tossine, acqua calda bollita, vi ricordate, per 15 minuti, conservate in un termos, possiamo mettere una fettina di zenzero fresco oppure qualche goccia di limone. Oppure possiamo mettere qualche semino di finocchio e la teniamo calda lungo la giornata e la beviamo a piccoli sorsi lungo tutta la giornata. Questa, siccome l'acqua bollendo cambia la struttura delle molecole, la struttura chimico-fisica delle molecole, ci assicura una buona pulizia delle tossine idrosolubili. Per le tossine liposolubili, l'uso alimentare del ghee. Il burro chiarificato, alimento importantissimo, sottolineo 10 volte, dal nord al sud, dall'est all'ovest. Non è che, siccome noi in Italia abbiamo dell'ottimo olio d'oliva, usiamo solo quello. Benissimo, usiamolo,
ma crudo, perché l'olio d'oliva ha un punto di fumo basso e l'olio di oliva per qualcuno crea un pochino di acidità, quindi dobbiamo anche lì distinguere quale olio di oliva, se extravergine o no. Ma la cosa importante è che, aggiunto all'olio d'oliva, ci dà il ghee, il burro chiarificato, è la presenza, l'assenza di lattosio e caseina, la estrema digeribilità, l'estrema stabilità al calore, il ghee resiste fino a 230 gradi, la presenza di vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, acido butirrico che sfiamma l'intestino e la possibilità che il ghee ha di chelare le tossine liposolubili. E aggiungo una cosa importantissima: nella tradizione ayurvedica si dice che il cervello è ghee congelato, cioè è la stessa composizione della membrana fosfolipidica delle cellule nervose, la stessa composizione del ghee, che è un grasso satura a basso peso molecolare. Non demonizziamo troppo i grassi, mi raccomando, adesso anche la medicina moderna. Si sono fatti tante retromarce perché i grassi idratano le cellule del sistema nervoso. Le malattie degenerative, quali l'Alzheimer, la demenza senile, il Parkinson, dimostrano nelle autopsie un cervello troppo secco, troppo asciutto, per una deficienza di uso di grassi, ma anche per una deficienza digestiva e quindi è una deficienza di sonno corretto di notte. Ricordatevi che dormire meno ore del previsto, dormire male, riduce la capacità del sistema immunitario. Torniamo sempre all'argomento di stasera. Quindi il ghee è molto importante, lo usiamo per cucinare, lo possiamo usare per spalmare, vai in forno a fare delle buonissime torte. Quindi non pensatelo come un grasso, aiuto i grassi, devo stare attento. È un grasso che possiamo usare e ha una molteplicità di funzioni per il nostro organismo. Ci sono dei preparati di cui volevo parlarvi stasera che contengono anche il ghee, oltre che il miele. Ah, ecco, prima avevo detto dobbiamo poi rifare la considerazione sul miele, perché trovo sempre troppe persone che non sanno che il miele a 38 gradi diventa tossico. Quindi il miele non va aggiunto agli liquidi caldi, il miele non va aggiunto ai dolci nel forno, il miele non va usato come dolcificante nella tisana bollente, perché a 38 gradi, e 38 gradi sono veramente pochi, diventa tossico. Si sviluppano delle sostanze che sono presenti nel polline, che sono sostanze che scaldate diventano tossiche. Capite? Quindi mi raccomando, il miele non va abusato, è usato come dolcificante. Oltretutto, il sapore del miele predominante non è dolce ma astringente, quindi va bene in teoria anche proprio per diminuire un po' il peso. Adesso non è che mangiando cucchiaiate di miele perdiamo peso, però è una sostanza astringente. Nell'assi yogurt e acqua, mettiamo un pizzico di zucchero di canna o di cocco o un pizzico di sale, non il miele perché il lassi è già una bevanda astringente, quindi aggiungeremmo troppa qualità, troppo sapore astringente aggiungendo il miele. Quindi questa è la ricetta appunto del lassi. E vi dicevo, sia il ghee che il miele lo troviamo in una preparazione molto importante, un rasaima molto importante, che possiamo usare come prevenzione invernale per rafforzare il nostro sistema immunitario, che si chiama Amrita 4. Amrita vuol dire ambrosia degli dèi. Si dice, la leggenda o la storia vera vuole che questa ambrosia sia stata elaborata dai saggi da poter fornire all'umanità come sostanza di sostegno, sostanza antiossidante, sostanza di nutrimento. Quindi le divinità decisero di portare questo nettare dell'immortalità a tutta l'umanità. E
il calash, il contenitore in cui tradizionalmente viene conservata questa preparazione, in Italia in farmacia lo troviamo in un bel barattolo di vetro, ma diciamo, nelle effigi che lo rappresentano, lo troviamo in mano a Dhanvantari. Dhanvantari è la divinità di sostegno per la medicina ayurvedica. Sapete che nel panorama indiano, dico indiano e non induista, troviamo tantissime divinità, no? Dhanvantari, la divinità della medicina ayurvedica, il nome protettore della medicina ayurvedica, Mahalakshmi, la ricchezza, l'abbondanza, Ganesh, la difesa della casa, Shiva, Sarasvati, la Vishnu, Brahma. Ecco, non confondeteli con divinità, come intendiamo, quindi con un panorama panteista, no? E attribuito all'induismo. Non è così. In realtà, tutti questi sono degli impulsi della legge naturale, che l'India ha mantenuto la tradizione di celebrare, di ricordare in quello che è il calendario vedico che si distribuisce nei 12 mesi dell'anno. Ed è molto suggestivo. Pochi giorni fa si è celebrato Diwali, che è la festività delle luci, e in India sono state fatte grandi cerimonie. Io sono stata in India da metà agosto a fine agosto. E a fine agosto, proprio il giorno prima che io partissi, si celebrava Ganesh, quella divinità con la testa d'elefante e il corpo umano, no? E quindi negli studi di questo professore neuroscienziato libanese specializzato negli Stati Uniti a Harvard, lui, il dottor Tony Nader, ha messo in corrispondenza tutte queste divinità del panorama indiano con delle parti del nostro cervello. Per esempio, la struttura della testa, delle orecchie, della proboscide di Ganesh l'ha messo in corrispondenza con il tronco encefalico e il cervelletto, no? Proprio la zona del tronco encefalico è quella di difesa dalla parte periferica del sistema nervoso alla parte del sistema nervoso centrale, così come Ganesh, messo davanti alla porta di casa, protegge la nostra casa. Questo per dirvi che la mitologia, tra virgolette, indiana ha una sua correlazione profonda con la nostra neurofisiologia. Le due piante principali della Amrita 4 sono l'Emblica officinalis e la Terminalia Kebula, sono i primi due ingredienti, sono due frutti. L'Emblica officinalis viene usata come frutto fresco, no? Sono delle specie di susine, quindi un po' come le nostre prugne, più chiare, cioè le prugne quelle nostre chiare. E la Terminalia Kebula invece viene usata essiccata in questa miscela dove ci sono altre almeno 20-25 piante, tra cui spezie come la curcuma, il pepe lungo, il cardamomo, la cannella, il Cyperus rotundus, la Tribulus terrestris e così via. Questo per ricordarvi, come al solito, come ho detto già in altre circostanze, che il preparato ayurvedico funziona perché è come un'orchestra con tanti strumenti. Non sono i singoli due o tre strumenti a dare l'armonia finale, ma l'armonia finale è completa ed è più della somma delle singole parti perché abbiamo più piante e spezie che lavorano tra di loro. Le spezie, ricordatevi che non vanno a irritare l'intestino assolutamente. La quantità, la processazione, cioè l'elaborazione, la combinazione di piante e spezie rende questi preparati particolarmente digeribili e vanno, come vi ho detto prima, a essere assorbiti dall'intestino e diventano quindi degli ottimi prebiotici. Contiene l'emblica delle sostanze, dei tannini e dei flavonoidi che hanno lo stesso spettro
della vitamina C, ma sono molto più stabili della vitamina C. Oltretutto, la vitamina C nelle piante essiccate perde assolutamente il suo valore e la vitamina C ad alte dosi diventa ossidante e la vitamina C applicata sulla pelle non va assolutamente bene perché ossida, produce quindi quelle situazioni di punti neri e di irritazione della pelle, per cui assolutamente non va bene. Quindi la Marita 4 è un barattolo, una marmellata che contiene, come dicevo, più di 30 piante e spezie. Si assume un cucchiaino 2 volte al giorno prima dei pasti. Ha un effetto sul tono dell'energia, sul sistema immunitario, sul tono digestivo. Chi non la sopporta inizialmente, no? Capita delle persone che dicono ha un odore terribile, un sapore ancora peggio. Dopo un po' che la prendono e che mano a mano questo odore a loro inizialmente così disgustoso diventa scompare, non c'è più quell'effetto lì, è perché inizialmente attraverso appunto l'odore, attraverso questo senso a volte addirittura di nausea, la persona sta eliminando tossine, quindi ha questo ottimo effetto disintossicante. Vi dicevo già prima, c'è anche la versione in compressa, Amanita 4S, per chi magari ha problemi di glicemia, quindi non prenda quella piccola quantità di zucchero di canna presente nella Amrita 4, e c'è la versione Amrita 5 che ha una composizione di piante diverse dove predominano piante media rasayana, tra le quali la prima è l'asvaganda, la vitante sonnifera. Quindi ha questo forte effetto soprattutto sui processi mentali. Quindi la 4 e la 5 potrebbero benissimo essere prese insieme. Un cucchiaino di Amrita 4 2 volte al giorno più una compressa di Amrita 5. Nella Amrita 5 c'è anche la liquirizia, anche qui apro una parentesi molto importante. La liquirizia non alza la pressione, la alza se presa in grandi quantità e se è presa da sola, ma combinata con altre piante, per quell'effetto di cui vi parlavo prima, siccome la liquirizia pacifica vata e pitta. Pacifica vuol dire equilibria e non pacifica cafa. Cafa, se prendiamo solo liquirizia, aumenterà cafa e acqua e terra, aumenterà edema nel nostro corpo. Quindi queste piante media rasayana aiutano a pulire il cervello durante la notte e hanno anche un ottimo effetto di riduzione dell'aggregazione delle piastrine. Parlo della Amrita 5, però non è che se una persona sta prendendo la cardioaspirina per motivi di salute non può prendere la Amrita 5. E poi, e chiudo, vi voglio parlare di un altro preparato rasayana importante che si chiama Olimap, che mentre la Amrita 4 e la Amrita 5 hanno più un effetto brumana, si dice in sanscrito, nutriente. Rinforzano e costruiscono tessuti. Olimap ha un effetto più lecana, più di riduzione, di asciugare un pochino i tessuti. E Olimap è appunto un preparato di questo genere. La prima pianta contenuta lecana e langana anche. Si chiama Commiphora mucul. In sanscrito si chiama Gugul, è una resina di una grandissima pianta che cresce nelle zone desertiche. Dal tronco di questa pianta esce un essudato, una resina che fatta seccare viene poi usata nei preparati ayurvedici. Viene chiamata tradizionalmente Shiva Gutika, perché la tradizione vuole che questa preparazione sia stata elaborata da Shiva, la divinità che ha tagliato la testa a Ganesh, perché non sapeva che era suo figlio, tutta la storia di Ganesh, no? E il fatto che Ganesh proteggeva sul carico della madre,
la porta di casa, è arrivato Shiva, che non sapeva che lui era suo figlio e Ganesh non sapeva che lui era suo padre. Shiva voleva entrare, gli ha tagliato la testa. Arriva Sarasvati, la madre dice: ma cosa hai fatto? Hai tagliato la testa a tuo figlio. E Shiva trova la testa di un elefante appena morto, gliela mette al figlio, primo trapianto della storia dell'umanità, e per suo figlio elaborerà dei preparati come questo, a base appunto di questa resina molto importante, perché essendo un trapiantato, Ganesh è molto debole, ha un sistema immunitario molto debole, ha oltretutto il diabete, è molto goloso, obeso, e quindi questo preparato rafforza appunto queste caratteristiche di questa persona. Quindi anche questo preparato è un ottimo preparato per rafforzare il sistema immunitario. E poi ci sono due preparati molto importanti, Ivermap e Immunomap, come vi dice il nome. Anche qui troviamo la ashwagandha e troviamo anche una pianta molto importante che è il Tulsi, il basilico santo, che è il basilico indiano, che hanno questa capacità di rinforzare l'apparato respiratorio e il sistema immunitario. Tutti questi preparati, come vi ho detto prima, li trovate facilmente in farmacia, parafarmacia e erboristeria, e così sono per questa lezione di stasera anche dei suggerimenti che vi do per affrontare meglio l'inverno, oltre a aver ripassato insieme a voi tutte quelle regole che già rinforzano comunque il nostro sistema immunitario. Sono contenta di aver avuto l'opportunità anche stasera di darvi qualche suggerimento. Prima avete visto le informazioni per il mio contatto, vi do anche il mio numero di telefono, che è 335-5612-115. Vi ringrazio, ringrazio di nuovo Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre, Focus 3.0, Life, il mistero della vita, e alla prossima.